Ciao Bad Comics, ve l'avevo promesso, oggi incominciamo a parlare della serie Life and Death dell'Aliens Universe e il sequel di Fire and Stone, quella grande saga in 5 volumi della quale abbiamo parlato diversi mesi fa, oramai, è il sequel de facto, è il sequel ufficiale perché gli eventi di questa storia si svolgono un anno dopo la fine di Fire and Stone. E allo stesso tempo sono il sequel del film Aliens, si svolgono gli eventi di questa storia 43 anni dopo gli eventi di Aliens, e allo stesso tempo, a sua volta, vanno a connettere anche i film della nuova biologia, futura, si spera, trilogia di Aliens, di Alien, cominciata appunto con Prometheus. Il volume si intitola Predator, ha per protagonista nuovamente questa razza di alieni cacciatori. Un volume Predator era presente omonimo anche in Fire and Stone, cosa che rifletteva quella che è, secondo me, l'intenzione principale dietro questo progetto a fumetti, che vede la collaborazione tra la Fox e la Dark Horse, ossia quella di creare un collante, una connessione quanto più stretta possibile tra i due franchise di Alien e di Predator, che sappiamo ormai essere appartenenti a un unico universo narrativo espanso. L'ufficializzazione di ciò l'abbiamo avuta con la saga cinematografica Alien contro Predator, brutta, però è così. Questi alieni che si chiamano, non ricordo mai, gli Yautia, spero di averlo pronunciato bene, ma non me lo ricordo. Sì, vivono, sono gli avversari, sono un po' i nemici naturali degli xenomorfi. E dietro l'origine degli stessi, così come dietro l'origine degli esseri umani, c'è un filo rosso, un comune denominatore in un certo senso, ossia la presenza di questi ingegneri, queste creature antichissime che hanno progressivamente generato la vita e anche l'antivita, sotto certi aspetti, nell'universo. E il tema dell'ingegnere di Prometheus è il centro gravitazionale poi di questa storia, perché l'ennesima spedizione militare atta ad esplorare un nuovo mondo che poi potrebbe essere colonizzato, terraformato dalla Weyland Yutani, in questo universo che oramai è diventato una specie di grosso terreno fertile su cui queste importanti e spregiudicate compagnie industriali, aziendali, possono lucrare in sostanza, e l'umanità così facendo può colonizzare quasi in maniera parassitaria quanti più mondi possibili. Poi ci sono dei sistemi di difesa, come appunto abbiamo scoperto essere lo xenomorfo, e ci sono anche delle razze che hanno sviluppato tutta una loro cultura, tutta una loro tecnologia, come appunto quella dei cosiddetti predatori, dei cosiddetti predator. Quindi l'ennesima spedizione arriva su questo pianeta, ovviamente immancabilmente si imbatte in queste creature aliene, dal potere molto letale, con i quali incomincerà una vera e propria guerra che mieterà vittime a più non posso. L'obiettivo è quello di conquistare la bandiera. La bandiera qual è in questa gara letale? Appunto, una delle navi. La vediamo già qua in copertina, queste navi a forma di ferro di cavallo degli ingegneri. La saga poi continuerà, questo è solo il primo capitolo di 4, il secondo volume si intitolerà nuovamente Prometheus, quindi è come un ciclo che si chiude progressivamente in due fasi. E ai testi abbiamo questa volta Dan Abnett con i disegni di Brian Albert Ayce. Dan Abnett è uno scrittore molto avvezzo a scrivere storie di natura cosmica, l'ha fatto in Marvel principalmente, è molto abile, è molto capace di creare dei contesti narrativi credibili, e allo stesso tempo fantascientifici, allo stesso tempo affascinanti. In questo caso però è abbastanza prematuro trarre un giudizio su quest'opera, Life and Death, perché il primo capitolo, questo Predator, è un vero e proprio incipit che sacrifica ogni aspirazione narrativa in funzione di una
di un contenuto molto action, molto rapido, molto superficiale sotto certi aspetti, che deve fungere da prologo in un certo senso, da innesco di quella che sarà poi la storia, perché de facto non ci viene svelato nulla in questa storia se non lo scontro violento, sempre più violento, con delle scene incredibilmente splatter, tra gli esseri umani e questi alieni, con gli ingegneri che giocheranno nuovamente un ruolo importante. Punto. Punto. Non c'è davvero altro, non c'è caratterizzazione dei personaggi, non c'è background. È uno scontro, è una partita in campo aperto che vedrà appunto una delle due fazioni bene o male vincere a discapito dell'altra. Non c'è altro. Quindi se Abnett è bravo a gestire i tempi di narrazione molto veloci, molto frenetici di questa miniserie in quattro parti, di contro non va, ma magari perché non gli è stato richiesto, perché l'obiettivo non era questo, ad approfondire la storia. Quindi se abbiamo assistito a uno scontro come le sequenze di apertura dei film action, ecco, esattamente quello, dove succede un po' di tutto, poi la narrazione frena e incomincia davvero la storia. Ecco, questo è. Il finale è abbastanza aperto, abbastanza interessante, e lascia un po' presagire ciò che potrebbe avvenire nel sequel diretto, appunto, di questa, nella seconda miniserie che comporrà il secondo capitolo della saga Life and Death. Un po' complesso spiegarlo. Se Abnett fa un lavoro buono, non posso proprio dire lo stesso del disegnatore, che leggo qui che ha lavorato anche in Marvel, non me lo ricordo e chissà perché, è un disegnatore abbastanza mediocre, ha uno stile molto semplice, dogmatico, un po' raffazzonato, lo storytelling non mi ha mai fatto gridare non mi ha mai preso, ecco, le splash page sono molto confuse, tende molto a coprire con la china, con i neri, e poi il colorista lo aiuta, non so chi sia il colorista, Ryan Beredo, anche questo mai sentito, anzi Rain, si chiama pioggia, Rain Beredo, quindi artisticamente è davvero povero questo primo capitolo di Life and Death, non mi ha entusiasmato, ecco. Però di contro c'è sempre il fascino di questi grandi franchise, c'è sempre la voglia di sapere come va a finire, e quindi si andrà avanti e speriamo di assistere a un secondo capitolo un pochino più appassionante, un pochino più, che ci faccia un pochino più riflettere, ecco. Predator Life and Death, ciao Bad Comics.